Allora, siamo tutti sorpresi e travolti dalla vostra generosità. Mi dispiace se siete un po' scomodi, e purtroppo Sassaia è bellissima, ma è piccola. Noi cercheremo quindi di essere brevi per poi lasciarvi fluire attraverso i voltoni. E tanto io sono qui, sono a vostra disposizione, vi firmo i libri, vi rispondo a tutte le domande comunque, però voglio che voi stiate comodi e felici e godiate di questo posto meraviglioso come ne ho goduto io. Vi ringrazio davvero, è commovente tutto questo, è meraviglioso. Ci tengo anch'io a ringraziare Sassaia, gli abitanti, tutta la comunità per avermi accolta come una sassaiese, perché in parte lo sento già, perché questa è pur sempre una presentazione, per quanto straordinaria, speciale, affettiva. Grazie per aver voluto festeggiare qui con noi Ferragosto. Io volevo raccontare a me stessa e anche ai miei personaggi che noi non siamo i nostri traumi. Qualsiasi dolore abbiamo subito, e poi arriverò anche il dolore che abbiamo compiuto, perché tutti abbiamo fatto male, magari non reati, non il male di Emilia, la protagonista, ma tutti abbiamo ferito qualcuno, tutti siamo stati feriti, eppure noi non siamo solo quelle ferite. Quelle ferite sono un momento della nostra storia. E secondo me, finché noi siamo vivi, dobbiamo fare onore a questa vita, rilanciando la speranza, ricominciando, rinascendo. Ed è faticoso, perché nella vita non tutto si aggiusta e non tutto si ripara, e dobbiamo fare pace con questo. Quindi questo romanzo nasce da questa volontà e dal personaggio di Emilia, che è una persona che il male l'ha compiuto. E superare un male che hai compiuto è molto più difficile di superare un male che hai subito. Quindi io ho immaginato questa donna che aveva la mia età, del 1984, ha compiuto un male irreparabile da ragazzina, in un momento della vita che si chiama adolescenza, in cui non si è adulti. Ha compiuto questo male, ha pagato il male che ha compiuto con 15 anni di carcere, la maggior parte è minorile. Ma quando tu compi qualcosa di irreparabile, il peso di quello che hai fatto è con te sempre. E quando lei sconta, finisce di pagare la sua pena, la pena è con lei. E quindi dice: dove vado? Cosa faccio? Da dove ricomincio? Io merito un futuro? No, non lo merito. Ho fatto qualcosa che non si può contrabilanciare. Eppure io sono viva e devo vivere. E vivere è coraggioso. E quindi cosa fa? Sale la mulattiera che abbiamo salito insieme e pensa sostanzialmente di andare a seppellirsi in quella casa là col pero, che dopo vi invito a guardare, e va a seppellirsi lì e dice: io tanto non voglio incontrare nessuno, non voglio che nessuno mi riconosca, perché quello che ha fatto, che nessuno dirà, è nella memoria. Quindi lei non vuole che nessuno ricordi e la guardi e la giudichi un'altra volta, quindi lei pensa di andare lì a seppellirsi. Solo che dall'altra parte di questa grande piazza c'è una persona, Bruno, la voce narrante, che il male non lo ha compiuto, lo ha subito, è vittima e parente di vittime, quindi è l'ultima persona che in teoria si dovrebbe innamorare di Emilia. E invece ci si innamora perché nella vita, la vita è sfidante, e noi siamo felici che ci metta alla prova, che però ci dia delle possibilità. Quindi questo romanzo nasce con l'idea di questo personaggio, Emilia, con Sassaia, perché prima di Sassaia io, Emilia, non sapevo dove farla andare, quindi ho dovuto scoprire Sassaia. Nasce con Bruno, che vi dicevo è un personaggio che sembra un po' Rivere Matteo, nel senso che è un giovane uomo che decide di tornare a vivere a Sassaia, è un maestro di scuola di Alma, che non è Campiglia Acerbo, ma è posizionata dove c'è Campiglia Acerbo, e quindi sono due solitudini che si incontrano qui. E come vedete, ci tengo a dirvelo, lo vedete che qui è un posto dove tu senti la presenza di te stesso, dove puoi incontrare gli altri, dove puoi guardarli, non c'è il rumore del mondo, il rumore della storia, siamo tutti qui, siamo insieme, siamo presenti. Ecco, e quando tu incontri un'altra persona che ti guarda, che ti ascolta, allora è abbastanza facile che tu ti salvi. Beh, dal punto di vista simbolico, una salita,
era fondamentale. Ripeto, non lo sapevo, perché io ho scoperto questo posto, io sono di Biella, però i miei nonni erano di Andorno, quindi io la Valle Certo la conosco da sempre, eppure io Sassaia non l'avevo mai vista fino a dopo il lockdown, quando, assetata di orizzonti, di natura, di posti lontani dalla città, perché io l'ho fatto tutto a Bologna, il lockdown, ed è stato non in carcere, naturalmente, però ecco, quell'esperienza di clausura, di prigionia, non paragono a un carcere, però sicuramente quell'esperienza di privazione della libertà, anche quello è stato, mi ha avvicinato al personaggio di Emilia. Quindi dopo quel senso di clausura, ho percorso, per caso mi è stata indicata questa mulattiera, sono arrivata qui dopo questa salita senza sapere cosa mi potevo aspettare e ho scoperto questo posto che ha, secondo me, un'energia speciale, ha una luce speciale, un posto come che mi ha dato l'idea che potevo ricominciare anch'io. Dopo un piccolo buio collettivo, un grande buio collettivo che abbiamo vissuto tutti, ecco, qui potevo tornare a respirare. E ho pensato appunto che questa fatica dovesse poi continuare anche qui. Questo è un luogo con un wifi, ve lo dico, l'ho detto anche prima, ci sono le lavatrici, ci sono un sacco di comodità, Sassaia c'è anche una strada su che la collega in parte, c'è sempre un pezzettino a piedi, però io volevo proprio raccontare questo romanzo come anche un ritorno al corpo, un ritorno alle cose, alle pietre, alla fatica di salire, alla fatica di lavare le lenzuola nel lavatoio bellissimo lassù che vi consiglio di guardare, appunto il silenzio, perché sono dei personaggi che devono fare i conti con un passato molto difficile, quindi avevo bisogno di silenzio, non la televisione, non i social, tutto quel chiacchiericcio che ci distrae da noi stessi e dagli altri. Quindi io ho pensato che questo posto dovevo farlo ancora più impervio, avete visto che la mulattiera è dolce tutto sommato, e io l'ho reso ancora più impervio e irraggiungibile perché volevo che proprio i miei personaggi tornassero a vivere, come lo desideravo io, dentro lo spettacolo del mondo. Ecco, finalmente presenti a renderci conto, caspita, ma le montagne, il cielo, le pietre, i boschi, che meraviglia stare qui. Io volevo che Emilia, dopo 15 anni di carcere, provasse questa meraviglia. Oggi abbiamo proprio sconfitto la solitudine alla radice e lo hanno fatto anche Matteo e River, che ci tengo a ringraziare, che si sono uniti a Pietro. Quindi grazie per aver dato sempre vita a questo luogo. Ed è una sfida anche per chiunque di voi. Pensateci, perché questi luoghi meravigliosi, Sassaia ne è un esempio, secondo me meritano di continuare a vivere, di portarci appunto letteratura, vita, esperienza. Abbiamo tutti bisogno di una dimensione come questa. E io ho pensato che proprio appunto due personaggi così traumatizzati come Emilia e Bruno venissero qui per allontanarsi dalla vita, appunto. Non voglio che mi succeda più niente, mi è già successo troppo. Questo è quello che pensa Bruno, che è nato qui, è andato via, poi è tornato perché sostanzialmente non vuole un futuro, quindi dice qui non c'è nessuno, non arriva nessuno. Però come abbiamo visto, in realtà qualcuno arriva, arriva Emilia, c'è un altro personaggio importante che si chiama Basilio che vive qui. E se Bruno ed Emilia si rimettono in moto è soltanto perché al lavatoio hanno iniziato a parlarsi. Ecco, io penso che la salvezza, l'abbiamo detto un po' prima, sia il contrario esatto della solitudine. E questo mi è successo sempre, devo dire. Questo è un libro che si nutre di incontri. L'incontro con Sassaia, ma anche l'incontro con i ragazzi del carcere minorile maschile di Bologna, che mi hanno permesso di raccontare non solo il presente, appunto, che vi dicevo, di Emilia e di Bruno, ma anche il passato di Emilia, perché io nel romanzo racconto anche gli anni del carcere di Emilia, che sono gli anni della pena, ma gli anni del silenzio anche. Lei non parla mai, sostanzialmente, mai di quello che ha compiuto, per 15 anni. E ne parla solo, guardate, il caso, ma forse non un caso, quando è che finalmente dà un nome al suo passato? Quando si innamora di Bruno, quando è amata da Bruno. Questo è un romanzo che io non ho scritto ragionando, perché non si può parlare del male con la M maiuscola ragionando. Si può soltanto parlarne con delle domande, con degli istinti, con delle speranze.
Ecco, quello che mi ha colpito molto, perché io stessa non lo sapevo, è stata il fatto che davvero l'unico modo, non per sconfiggere il male, ma per costruirgli accanto un pezzo di bene, è una relazione d'amore, d'affetto, di fiducia, di speranza. Quando Emilia si sente amata da Bruno, dice: io non posso mentire, io non posso scappare dal mio passato, io non posso fuggire da me stessa, perché se sono amata io devo dire quello che ho fatto. Questa è una cosa che mi ha fatto molto pensare, spero che faccia riflettere anche voi. Ed è anche un'esperienza che mi ha colpito nel carcere minorile, dove io sono andata a portare appunto la mia passione per la letteratura, per le parole, ecco che tornano le parole. Io ho incontrato dei ragazzi di cui naturalmente non sapevo il motivo per cui erano lì, però vedevo in quel momento, mentre io gli portavo le poesie di Pascoli, gli chiedevo di scrivere qualcosa, la loro volontà di essere dei ragazzi normali. E questa cosa mi ha colpito, vedere la luce negli occhi, vedere delle speranze piano piano, anche in un posto così difficile. Quindi è un romanzo che mi ha insegnato il potere della fiducia, dell'andare dagli altri e dire: appassionati a questo, cosa ti piace, quali sono i tuoi sogni. Questo vale per chi viene da un passato tragico come quello di Emilia e Bruno, ma vale anche per noi. Tutti noi abbiamo un passato, delle fragilità con cui facciamo difficoltà a fare pace. Eppure ci basta un'altra persona per dire: andiamo, facciamo, riproviamoci. E infatti, piano piano, Bruno ed Emilia, mi sono tanto divertita a raccontare questo, piano piano escono dalla loro solitudine, con difficoltà, perché non è facile, piano piano si danno fiducia, piano piano fino a innamorarsi, decidono di darsi una chance, quindi lei inizierà a fare i lavori di restauro anche delle cappellette, lui inizierà a cucinare per due e piano piano in questa relazione saranno qualcosa di nuovo, il cambiamento, che è il più grande potere che tutti noi abbiamo. In realtà questo romanzo nasce dalla letteratura, non nasce dai casi di cronaca, anche se poi ci sono dei casi di cronaca che tornano, che c'è il Mottarone per esempio, insomma qualcosa che vi risuonerà, certi padri che abbiamo letto sui giornali particolarmente eroici nel stare accanto ai propri figli. Quindi c'è la realtà, però è molto difficile. Per scrivere come per leggere non bisogna avere pregiudizi. La magia della letteratura, il motivo per cui io l'amo così tanto è perché è capace di restituire l'umanità anche dove sembra che si sia persa. Pensiamo ai Promessi Sposi, Fra Cristoforo è il personaggio più buono del romanzo ed è stato un assassino, e tutti diciamo è stato, perché è talmente buono che il presente ci sfugge. Delitto e castigo, noi siamo lì accanto a Raskolnikov mentre fa qualcosa di terribile, e quello che fa è terribile e non è mai giustificabile, eppure noi siamo lì dopo a tifare per la sua umanità, perché rimanga dell'umanità. Anche perché il male si sconfigge col bene, se no è l'inferno, il male contro male contro male. Abbiamo a un certo punto bisogno di metterci del bene, proprio in onore alla vita che ci dà sempre questa possibilità di ricostruire, di ricominciare, di rimettere pietra su pietra e fare qualcosa di bello. Quindi è la letteratura che mi ha insegnato a scrivere Cuore Nero. Che proprio funziona al contrario della cronaca, ti dice: non devi avere paura delle persone, devi andare lì e conoscerle. No, non si salvano tutti, però qualcuno si salva, e quel qualcuno vale 100, vale 1000 bellezze di questo mondo. Io le ho viste queste bellezze appunto varcando un muro, che anche prima ve l'ho detto, facciamolo. Andiamo dove c'è bisogno di noi, è un regalo che vi fate, come quando aprite un libro. Andate da una persona che ha bisogno di voi, l'ascoltate, la guardate, la sua storia illumina la vostra. Perché anche questo è meraviglioso della letteratura, leggendo, scrivendo, diventare gli altri, uscire da noi stessi, entrare nell'anima di un'altra persona, nei suoi pensieri, nel suo cuore, nei suoi segreti, nel suo dolore, e facendo pace con lei, noi facciamo pace con noi. Perché il male e il bene sono possibilità che tutti abbiamo, tutti, e il male è banale,
perché ci vuol poco essere arrabbiati, invidiosi, egoisti. Il bene invece non è banale, è coraggioso, perché ci vuole tanto a essere solidali, a non essere egoisti, a essere generosi. Ancora una volta, insieme ci possiamo aiutare a fare bene. E leggere è uno di questi modi. Grazie per essere venuti a Sassari, grazie di cuore a tutti. Thank you.